Ciao a tutti, nuovo video. Oggi torniamo a parlare di narrativa italiana con il secondo capitolo, diciamo così, di questa rubrica dedicata alle novità di narrativa italiana, un contenitore in cui io vi parlo di quelle che sono le uscite di narrativa italiana che leggo e che, nella mia idea, poi portano ad avere, insomma, un ricapitolo di tutte quelle che sono le uscite italiane più importanti, più interessanti, insomma, quelle che in qualche modo ho scelto di leggere e un mio breve commento su tutte loro. Ma partiamo subito perché questa volta ho 9 libri di cui parlarvi, quindi non pochi, e non voglio che il video diventi troppo lungo. Ho diviso questi 9 libri in 3 terzetti, diciamo così. Il primo è caratterizzato il fatto che quest'anno è diciamo una stagione editoriale, è stata una stagione editoriale in cui diversi autori che hanno esordito negli ultimi anni sono arrivati al secondo romanzo. E infatti i 3 autori di cui vado a parlare adesso hanno tutti e 3 esordito alla grande negli ultimi anni. Sono 3 autori giovani che si riconfermano quest'anno con 3 ottimi secondi romanzi, 3 ottime opere seconde, e fun fact, tutti e 3 hanno cambiato casa editrice dal primo al secondo romanzo, che è una cosa abbastanza usuale nell'attuale panorama editoriale italiano. Ma di chi sto parlando? Sto parlando di Gianmarco Perale, Claudia Petrucci e Giovanni Bitetto. Quindi, in ordine, partiamo con Gianmarco Perale, amico mio e Nen Editore. Perale aveva esordito con Le cose di Benny per Rizzoli, è stato un esordio che io avevo apprezzato moltissimo, avevo apprezzato molto la prosa di Perale, questo uso spinto del dialogo, questa ossessione, questo amore ossessivo tra un ragazzo e una ragazza e questa gestione dell'amore ossessivo in maniera ansiogena. Dal punto di vista della prosa, della struttura, secondo me un esordio veramente particolare e che segnalava una voce molto forte del panorama italiano. Questo secondo romanzo, secondo me, è ancora migliore rispetto all'esordio ed è, secondo me, già una notizia perché solitamente le opere seconde sono più complicate da scrivere rispetto agli esordi, ma qui Perale fa un lavoro molto profondo dal punto di vista della prosa, della scrittura, lavora molto sulla sua scrittura, mantiene quelle caratteristiche, quindi l'uso del dialogo molto spinto in assenza di didascalie, con diciamo questo storytelling che sembra scheletrico, asciutto, ma che riesce a mantenere al suo interno molte caratteristiche comunque di narrazione interna, di dettagli che vanno a raccontare molto dei personaggi in generale, e fa un qualcosa di molto forte, secondo me, anche con la trama, oltre che con lo stile, perché il protagonista è Tom, un ragazzino di 13 anni che è anche qui ossessionato perché il tema di Gianmarco Perale probabilmente è l'ossessione, e in questo caso l'ossessione di Tom è Pony, un suo compagno di classe, il suo migliore amico. Questo amore ossessivo, questa amicizia barra amore che Tom prova nei confronti di Pony, ha un climax ascendente per, diciamo, tutto il percorso narrativo del romanzo, e è giocata molto bene dal punto di vista dei pesi, delle dinamiche di potere di questa relazione, che prima sembrano sbilanciati da una parte, poi cambiano per arrivare a una sorta di colpo di scena sul finale. È lavorato molto bene dal punto di vista, il testo è lavorato molto bene dal punto di vista della prosa, quelle che magari erano delle imperfezioni che si potevano trovare nell'esordio, le tipiche imperfezioni che io trovo particolarmente affascinanti in un esordio, quelle parti più acerbe, più crude, diciamo così, secondo me fanno di un esordio un esordio,
Qui vengono lavorate, vengono rese più morbide, più eleganti e la prosa infatti ne gode di questa eleganza. Infatti il romanzo è secondo me molto più solido rispetto al primo, nonostante lo stile sia lo stesso, ma riesce a differenziare le voci, cosa che nel primo romanzo faceva meno, a differenziare le voci tra adulti e ragazzini, anche perché qui la differenza di età, diciamo, e di maturità si amplia, la forbice diventa più ampia, quindi era importante riuscire a differenziarli. Nonostante Tom sia un ragazzino che pensa e ragiona come un adulto, però non viene scambiato per un adulto. È comunque una particolarità di questo personaggio. L'ossessione di Tom, sia nei confronti di Pony, di questo ragazzino, ma nei confronti della vita, di come affronta la vita, viene resa perfettamente da questo incedere incalzante, da questa prosa che non si ferma mai. Il ritmo è stupendo, veramente, in questo libro il ritmo è meraviglioso e secondo me è proprio nei dettagli che si annidano le parti migliori del libro. Piccoli dettagli, modi di caratterizzare in maniera indiretta, senza didascalismi, spiegoni, ecco, probabilmente la prosa di Perale è la prosa meno didascalica che ci possa essere. Riesce perfettamente a ragionare e a portare i propri personaggi da un punto A a un punto B senza dover evidenziare il percorso in maniera completamente organica. Piccolo unico neo di questo libro purtroppo è il finale, ma il finale è proprio le ultime pagine, perché aveva un finale perfetto, un finale perfetto a poche pagine dalla fine, che riusciva anche a creare un culmine perfetto del romanzo. Poi c'è questa aggiunta, questa lettera un po' leziosa, un po' troppo dolce, un po' troppo meno acre di quanto è in realtà tutto il romanzo, e è un piccolo neo, è un'aggiunta che secondo me si poteva evitare e che avrebbe reso il romanzo forse quasi perfetto in un certo senso. Non è assolutamente un qualcosa che va a rovinare il romanzo perché è proprio un'aggiunta. Rimane il fatto che Perale si conferma un autore di alto livello e sono molto curioso poi di leggere le prossime pubblicazioni. Altra autrice, secondo me, importantissima del panorama italiano in questo momento è Claudia Petrucci, il cerchio perfetto per Sellerio. Dopo l'esercizio con la nave di Teseo, che è stato un esordio, secondo me, clamoroso, uno dei migliori degli ultimi anni in narrativa italiana, Claudia Petrucci si riconferma con un romanzo che forse non è all'altezza dell'esercizio, ma anche qui che evidenzia un percorso chiaro, una linea di letteratura molto chiara nella testa della Petrucci. Siamo dalle parti del romanzo borghese e la Petrucci scrive benissimo il romanzo borghese. In questo caso la protagonista, che si chiama Irene, se non sbaglio, sì, Irene, fa la curatrice fallimentare per quanto riguarda gli immobili e siamo in una situazione climatica quasi distopica, ma in realtà è semplicemente un futuro molto prossimo in cui Roma è immersa in un clima torrido e insopportabile e Milano invece è circondata da una nebbia arancione. Il romanzo si ambienta prevalentemente in questa Milano arancione e in una casa che ha un'architettura molto particolare, perché il romanzo si sviluppa su due linee narrative. I capitoli sono alternati tra il presente, in cui c'è questa Irene che deve vendere, deve curare l'asta fallimentare di questo immobile molto particolare per come è stato costruito, e alternati a questa linea narrativa in cui poi lei dovrà entrerà in contatto con una ragazza che occupa questo immobile, e non vi dico niente perché ci sono tutta una serie di colpi di scena molto ben gestiti. Dall'altra parte viene alternata la storia raccontata al contrario, quindi
dal 1986 al 1985, dell'architetto che ha disegnato quel palazzo e di una ragazza che si chiama Lidia. Ecco, secondo me il romanzo funziona molto bene sia nella sua parte iniziale, perché ha un incipit molto forte, e questa distopia soft che mi ha ricordato moltissimo Siccità di Paolo Virzì, l'ultimo film di Paolo Virzì, è secondo me interessante, non doveva essere più approfondita, cioè non ne ho sentito il bisogno di avere più approfondimento da quel punto di vista. È uno sfondo che non è particolarmente funzionale al racconto, la storia poteva funzionare lo stesso, però è un di più che a me ha comunque soddisfatto. Quindi molto interessante il discorso anche sulla situazione immobiliare, sul mercato immobiliare, in particolare in una città come Milano, che a mio avviso è qualcosa da raccontare perché è indicativo del presente, della nostra attualità, ed è anche una qualcosa di generazionale. Ha un calo nella parte centrale, questo romanzo abbastanza evidente, si riprende alla grande nel finale con due o tre colpi di scena che ristabiliscono un ordine e una chiarezza dal punto di vista della trama. Anche qui, piccolo neo, le ultime quattro pagine. Non so perché, ma questi due libri sono accomunati da un finalissimo, secondo me, di troppo. Anche qui le ultime quattro pagine sono di più, si potevano evitare. Cambiano in qualche modo il senso dell'arrivo del romanzo. Sono un po' come l'ultima inquadratura di Birdman, il film di Iñárritu, che insomma, anche se non ci fosse stata, il film sarebbe stato un grande film. E anche qui, non ci fossero state quelle quattro pagine, il romanzo ne avrebbe goduto, a mio avviso. Comunque, un'opera seconda molto convincente. Opera seconda molto convincente è anche Sacro Niente, di Giovanni Bitetto. Allora, qui, rispetto a Scavare, che era l'esordio di Bitetto, cambia completamente il modo di raccontare, la struttura del romanzo, tutto, perché qui siamo ambientati in un paesino di provincia, nel sud Italia, e il protagonista è una statua di Padre Pio. Questa statua di Padre Pio che diventa sostanzialmente il MacGuffin narrativo, e un po' come la palla da baseball in Underworld di De Lillo, diventa il testimone di una serie di storie, personaggi che passando davanti a questa statua e confessandosi a Padre Pio, o alla rappresentazione di Padre Pio sostanzialmente, vanno a creare un romanzo episodi. Un romanzo episodi, secondo me, gestito alla grande. Perché? Perché Bitetto in qualche modo cambia anche un po' modo di scrivere. La prosa non è la stessa bernardiana alla Thomas Bernhard di Scavare. È una prosa che si adatta all'oggetto narrativo, si adatta al racconto di queste storie prevalentemente familiari che in qualche modo anche si legano tra di loro per temi e argomenti, gestito molto bene nella struttura, proprio nell'incastro tra una storia e l'altra, e che evidenziano ancora una volta la qualità tecnica di Bitetto, che è veramente uno degli scrittori più interessanti del panorama italiano. Il romanzo parte da queste storie, le sviscera, ma poi arriva molto in profondità per quanto riguarda la riflessione. È una riflessione molto umana, molto anche empatica, e si sente anche qui, insomma, un'esigenza narrativa molto forte. Quindi anche questa, un'opera seconda perfettamente riuscita e che convince. Non è facile scrivere i secondi romanzi, questi sono tre ottimi secondi romanzi. Il secondo terzetto invece sono tre esordi. Il primo è forse il mio preferito degli ultimi tempi tra gli esordi italiani, ed è Bim Bum Bam Chetamina di Claudia Grande per Il Saggiatore. È un romanzo che dal punto di vista stilistico mi ha ricordato tantissimo Bret Easton Ellis e i minimalisti degli anni 80 americani, ma a differenza di tutti quei romanzi derivativi da quel tipo di letteratura e da quel tipo di narrativa, riesce perfettamente a riformulare quel tipo di storytelling, farlo proprio, renderlo anche italiano in qualche modo senza perdersi in provincialismi. E funziona alla grande perché il protagonista, che
che si chiama Roberto, è un trentenne in crisi, come tutti i trentenni italiani, probabilmente, o la maggior parte, che mette un annuncio come tuttofare e che inizia a fare tutta una serie di lavori folli, grotteschi, stravaganti. E Claudia Grande, attraverso questa figura di tuttofare, di una figura fluida che si adatta a qualsiasi contesto e che è forse il migliore esempio di quello che è la generazione millennial, racconta la società contemporanea, una società sclerotizzata, schizofrenica, dipendente dai social, racconta figure di influencer, figure di gente sicuramente allo sbando dal punto di vista mentale, con una pletora di personaggi surreali, elementi di un circo contemporaneo, e lo fa con un'ironia molto cinica, molto cattiva, fredda, ma un romanzo divertente nella sua tragicità, un romanzo tragicomico molto ben confezionato, che merita assolutamente di essere letto e di essere conosciuto. Romanzo completamente diverso invece è Grande nave che affonda di Andrea Cappuccini per Atlantide, romanzo molto più introspettivo in qualche modo, molto più calmo nei ritmi, compassato, lento, riflessivo, romanzo nostalgico, che racconta di questo personaggio che fa un'esperienza in carcere e di quello che è il suo nucleo familiare, un nucleo familiare complesso, un nucleo familiare molto unito in qualche modo. Ma oltre alla trama che si sviluppa nel solco del romanzo familiare, potremmo dire così, il romanzo è fatto dello stile dell'autore, uno stile che lavora molto sulla lingua, sulla musicalità della lingua, senza l'utilizzo del dialetto, quindi che va a cercare quasi un'intonazione, un'inflessione, è quasi come se Cappuccini avesse trovato nella sua prosa un'inflessione romana senza dargli però connotazioni dialettali, il che lo rende molto più letterario, secondo me, molto più universale. E questa malinconia che permea il romanzo funziona molto bene con la descrizione anche dell'ambiente circostante, ambiente sia fisico che umano. Quindi, da questo punto di vista, un gran bel lavoro di prosa e di stile. Ultimo esordio di cui vi parlo oggi, sì, se non sbaglio, è Poco mossi gli altri mari di Poco mossi gli altri mari di Alessandro della Sant'Unione, pubblicato da Marcos y Marcos. Anche qui romanzo completamente diverso, perché siamo dalle parti della commedia pura, della commedia surreale, un romanzo un po' alla Ermanno Cavazzoni, un romanzo molto breve, ambientato in Emilia, questa famiglia allargata che da un certo punto in poi decide di rimanere unita. E rimanere unita cosa vuol dire? Vuol dire che tutte le future generazioni di quella famiglia non escono di casa, ma rimangono nella stessa casa che viene ridimensionata, gli spazi vengono ridisegnati, vengono aggiunte nuove camere, letti a soppalco, insomma, una situazione che mano a mano che va avanti diventa sempre più grottesca e che è ovviamente una metafora della società contemporanea, no? Di una società in cui, società italiana, in cui i giovani non riescono ad emanciparsi, rimangono a casa, rimangono uniti e la famiglia come nucleo solido, inviolabile e quasi una prigione. Una prigione che però non viene vista con particolare ansia o paura, è una prigione gioiosa e per questo ancora più spaventosa. È in realtà un romanzo molto etereo nella scrittura, molto morbido in quello che è proprio la prosa di Alessandro della Sant'Unione. Gioca molto sulle situazioni, è una commedia di situazioni, è una commedia di scontri tra questi personaggi folli, stralunati. È un esordio particolare,
Non mi ha convinto del tutto, soprattutto dopo la metà, dopo la prima metà, in cui ovviamente organizza tutto, gestisce le fondamenta di questo libro, ma poi non spicca, non prende il volo e non riesce poi ad arrivare a un reale punto della riflessione. Rimane una riflessione un po' ferma che poteva, secondo me, inglobare più aria e gonfiarsi un po' di più per arrivare da qualche parte. Il terzo terzetto, invece, è fatto da tre libri che sono delle riconferme, potremmo dire così, di tre autori italiani. Il primo è Sillabario all'incontrario di Ezio Sinigaglia, pubblicato da Terra Rossa. Ezio Sinigaglia, sapete, è un autore che io amo molto. Il Pantarei, secondo me, è uno dei migliori romanzi italiani degli ultimi 50 anni. E questo è il suo nuovo libro. Da anni Sinigaglia sta pubblicando per la prima volta cose che però ha scritto parecchio tempo fa e che sta riaggiustando. Questo è sostanzialmente una biografia organizzata come un sillabario all'incontrario, per l'appunto, partendo dalla Z arrivando alla A. Molto interessante la struttura. Poi Sinigaglia scrive bene, scrive molto molto bene, una scrittura molto elegante, raffinata. È molto interessante la struttura, la riuscita poi, sulla riuscita ho diciamo qualche perplessità perché è molto godibile. Alcune parti secondo me sono molto toccanti, molto profonde, funzionano bene. Nella sua confezione l'ho trovato un pochino lezioso. Un pochino troppo giocherellone. Questa giocosità fa un bel contrasto con quelle che sono poi le tematiche, gli argomenti che va a raccontare, che sviscera del proprio personale e quindi intime. Però, a mio avviso, poteva essere gestita meglio questa leziosità e creare un climax migliore che è un po' altalenante. Non segue una linea molto precisa, a volte deraglia ed è un po' un peccato. È un esercizio di stile, ben riuscito da quel punto di vista. Come romanzo in sé l'ho trovato un po' più fragile. Penultimo libro di cui vi parlo è Temevo dicessi l'amore di Mattia Grigolo, sempre per Terra Rossa. Mattia Grigolo, autore di cui avevo già letto La raggia, una novella molto interessante. Con una struttura particolare al contrario, a ritroso. Torniamo sempre dalle parti dei racconti, perché sono cinque racconti che vengono smembrati e distribuiti all'interno della raccolta, quindi gestiti quasi come se fosse un romanzo episodi, diciamo così, per seguire le varie linee narrative, che sono cinque, quindi non poche. La protagonista non è sempre la stessa, ma è sempre una donna e si chiama Ofelia, non è la stessa protagonista, ha dei richiami interni, ma sono donne in periodi della vita diversi che fanno delle scelte diverse. Sono racconti sull'amore, sulle relazioni, sulla gestione delle relazioni e in questo molto contemporanei. La scrittura è sempre molto bella perché Mattia Grigolo scrive molto bene, le ispirazioni sono quelle del racconto contemporaneo americano, prevalentemente carveriano. L'unica piccola perplessità che a me è sorta è proprio questa gestione della protagonista. A mio avviso avrebbe avuto più impatto se questa protagonista, questa Ofelia, fosse stata sempre la stessa, ma in, diciamo, cinque multiversi diversi, diciamo così. Perché alla fine un po' è così, cioè sono cinque donne che hanno preso strade diverse, hanno caratteristiche diverse dovute a esperienze di vita diverse, e questo voler invece prendere le distanze dalla comunanza tra queste cinque Ofelia, ma chiamandola sempre nello stesso modo, mi ha un po' perplesso, mi ha lasciato un po' perplesso. Nonostante questi racconti sono belli, quindi l'importante è questo, e comunque è un'ottima raccolta dei racconti, che è sempre. Sono sempre difficili da confezionare le raccolte e i racconti. Concludiamo questa carrellata con Il fuoco invisibile, storia umana di un disastro naturale di Daniele Rielli per Rizzoli. Daniele Rielli, autore che amo molto, autore secondo me di grande talento, e che qui scrive un romanzo che mi è piaciuto tantissimo, molto forte, che è passato troppo in sordina, che dovrebbe essere letto da molte più persone. Cosa fa Rielli? Prende il tema dell'epidemia di Xylella,
che è una malattia che colpisce gli ulivi prevalentemente. Si vede che Ariely ha lavorato molto a questo libro perché decide di dargli un taglio seguendo quella che è la narrazione della pandemia del Covid. Quindi prende questa epidemia e ha tre linee narrative sostanzialmente, due, 2/3. Da una parte c'è la sua esperienza personale perché la sua famiglia coltiva ulivi, quindi lui ha vissuto anche nella sua infanzia la coltivazione dell'ulivo come un qualcosa di legato alla sua terra e alla sua famiglia. Poi lui si è trasferito, si è allontanato dalla sua terra d'origine e questa epidemia è una scusa, diciamo così, per ritornare anche a quel legame forte. E quindi c'è una parte di sorta di romanzo familiare. Dall'altra c'è l'inchiesta, è il romanzo di inchiesta che viene gestito con due filoni, quello scientifico, quindi quello dei periti e degli scienziati che cercano di capire in maniera razionale come si sta sviluppando questa epidemia, come arginarla, quali sono le cause e quali possono essere le conseguenze. Dall'altro invece c'è il lavoro, diciamo così, criminale dell'informazione più becera e quindi tutto quello che è il lavoro di pancia che il populismo e l'informazione populista fa per tornaconto personale, per interessi personali, come è stato per il racconto della pandemia da Covid. Quindi questi tre filoni messi insieme con la grande capacità narrativa di Daniele Rielli fanno di questo libro un libro molto interessante, un libro che merita di essere letto, conosciuto, perché racconta tanto dell'Italia contemporanea. Lo racconta attraverso un altro settore che non viene quasi mai, viene poco raccontato dalla letteratura italiana, che è quello del settore primario, l'agricoltura, che è fondamentale per il nostro paese e che è uno dei motori dell'economia del nostro paese e che ha legami molto profondi con le famiglie di tantissimi italiani, quindi è molto bello come Rielli lavora su questo discorso rendendolo letteratura. Consigliatissimo, anche qui speravo che questo libro avrebbe trovato spazio anche in alcuni premi letterari italiani, non è stato così, è un'altra occasione persa da parte di alcuni premi letterari che non si smentiscono in questo. Voleva essere un video breve, invece credo sia stato un video lunghissimo. Trovate qui sotto in info box la lista dei libri di cui ho parlato con i relativi link Amazon. Come al solito, se comprate da quei link una piccolissima percentuale arriva a me. Fatemi sapere giù nei commenti cosa ne avete pensato di questi libri, se vi hanno interessato, se li avete letti. Insomma, parliamone giù nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!